C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ma è una festa di laurea. Ma fatela fra 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. È incredibile. Per i giovani, voi ricordate quello che è successo una decina di giorni fa? Noi qui avevamo già avviato la chiusura dei locali. Ricordate le immagini dei giovani che facevano la movida? Tutti allegri, ammucchiati l'uno sull'altro, magari dopo aver bevuto dallo stesso bicchiere. Tutti allegri all'insegna del chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Bene, chi vuole essere lieto sia, quelli che volevano essere lieti 10 giorni fa, adesso se ne sono andati lietamente negli ospedali. E hanno mandato in ospedale lietamente i loro papà, le loro mamme, i loro nonni. Andiamo bene, proprio bene. Possiamo decidere di vivere allegramente, ma il risultato dopo 10 giorni è questo. Ricordate che anche voi dovete morire. Chi vuole essere lieto sia, e poi se ne va in ospedale. Ovviamente quelli che sono venuti dal nord e non hanno avuto il senso di responsabilità di mettersi in autoisolamento stanno Fratelli, la morte producendo vicina anche per loro i tutti. primi Oggi è effetti. toccato a E quindi lui, domani cominciamo ad potrebbe avere capitare a te. un picco di contagi. Ed ora preparate i vostri cuori, preparate i vostri pensieri, affinate la vostra fede, rivolgetevi alla preghiera. Oh no, San Giovanni Paolo. Oh no, Sant'Anna. Oh no, Santo Stefano. Oh no.